Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel coro della chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, dove i frati cappuccini quotidianamente vengono a pregare insieme come comunità. Oggi qui per raccontarvi quanto in tanti asserivano. Cioè, tutti dichiaravano che Padre Pio leggeva nella loro vita come se avesse davanti un libro aperto. Ecco, questa è una frase che spesso abbiamo ascoltato da tanti. E uno di questi, che racconta la sua storia, era un sacerdote che aveva intrapreso un lungo viaggio per andare a confessarsi da Padre Pio. A Bologna aveva dovuto cambiare treno, quindi aspettare lunghe ore prima di prenderne un altro, quindi nel frattempo però aveva pensato di andare quindi in un albergo, si mise a letto e si riposò per la grande stanchezza che aveva accumulata. Il sonno però lo aveva preso in modo tale che per quando si svegliò erano già le 3 del pomeriggio, quindi di conseguenza non era potuto andare in chiesa per poter celebrare, perché come si usava allora la messa si diceva soltanto la mattina, una trascuranza involontaria alla quale lui non aveva dato peso, non però per Padre Pio. Infatti, quando lui venne qui a San Giovanni Rotondo per intraprendere poi tutto questo viaggio, sceso finalmente a Foggia e quindi salito anche a San Giovanni Rotondo, era arrivato il momento della confessione dinanzi a Padre Pio. Padre Pio lo confessò e, dopo avergli dato l'assoluzione, prima di congedarlo, gli chiese: "Figlio mio, non ti ricordi più niente?" E il sacerdote rispose: "Niente, padre." E Padre Pio ancora incalzò: "Vediamo un po', cerca un po' di ricordare." Ma per quanto potesse e cercasse, lui non trovava nulla. Allora subito Padre Pio gli disse: "Figlio mio, ieri mattina sei arrivato a Bologna alle 5 del mattino. Le chiese erano chiuse. Invece di aspettare, sei andato all'albergo per riposare un po' prima della messa. Ti sei steso sul letto e poi ti sei addormentato così profondamente da non svegliarti che alle 3 del pomeriggio, quando era già troppo tardi per celebrare, giusto? Lo so, non l'hai fatto per malizia, ma fu una negligenza che ferì nostro Signore." Beh, Padre Pio si era servito della sua chiaroveggenza e aveva così fatto a quel sacerdote una sorta di diario di quella giornata precedente, perché voleva così sottolineare l'importanza della messa nella vita di un sacerdote.